fontanelle dove c'erano gli angoli di pisciacolo, così. Hanno veramente fatto uno sforzo di avvenimento. Per assistere alla messa papale, che è stata celebrata all'aperto all'Interporto, l'Interporto però era vicino al depuratore, cosa di Bertini, non vi dico cosa devono sopportare di tutto. Bene, hanno rovesciato nel depuratore tonnellate di essenza di limone, che speriamo, dicono che durerà almeno per un anno, da tanto ne hanno messa. E alla messa si poteva partecipare pagando ai rispettivi parroci che organizzavano gli auto con Maré 70.000 lire a testa. Comunque, anche con queste 70.000 lire, quindi hanno partecipato moltissime persone, sono rimasti dei debiti. Il comune per 2 giorni ha stanziato 250 milioni, però adesso c'è tutta la richiesta delle diocesi che devono pagare di più perché è costato molto di più. L'indifferenza con cui questo Papa gira per il mondo facendo fare delle spese straordinarie, non se ne cura per niente, perché è veramente convinto di impersonare Dio sulla terra e che perciò i popoli gli devono questo omaggio. Poi si sono mobilitati incredibilmente della gente, coreografi, cineasti, è stato fatto un film a cui hanno potuto assistere soltanto alcune centinaia di eletti, io non ero tra gli eletti, però mi hanno detto che è un film molto brutto, c'era anche Lucio Dalla vestito da cardinale. Sì, comunque posso vedere. È riuscito, chi l'ha visto ha detto che raramente un film è così, ma è riuscito nonostante ci fossero dei consulenti universitari di Bologna, eccetera, di teologi, soltanto che è venuto bruttissimo lo stesso. Si vede anche poco Trento, si vede il palazzo Buon Consiglio e il Duomo, poi altre cose come la via delle osterie vecchie, la vecchia Trento, che varrebbe la pena di vedere, non c'è entrata. Ecco. Una fontanella in pietra, hanno fatto in questi giardinetti, uno di questi giardinetti l'hanno decorato, una bella fontanella di granito, che l'hanno frettolosamente collegata a una roggia. Solo che non hanno avvisato i turisti che la roccia era inquinata di piccoli bacilli fecali. Fatto sta che sono andate all'ospedale in parecchi e adesso c'è un processo contro il sindaco perché non aveva messo il cartello acqua. Questo per dire come vediamo. Eh sì, tanto poi lui continua a domandare scusa alle donne, dicono che la donna ha bisogno di più dignità, eccetera. Però io come strega, perché strega deve essere almeno discendente di una strega, in Valinò dove c'era mia nonna sono state bruciate parecchie, non ho mai sentito che abbia domandato scusa, perdono alle donne, e io le conosco queste donne, la Caterina Graziadelli di 17 anni, che è stata bruciata perché uno dei parroci, che poi era un figlio di un castellano, si faceva passare per diavolo e andava in Sabra, e lei ci stava, si era innamorato, e lei pensava di andare col diavolo, però diceva, assomiglia tanto a Don Renato questo diavolo. Questa qui è stata bruciata a 17 anni, ma poi la Mercuria, la filosofa, quelli che si sono suicidati perché non sopportavano le torture, a queste non ha mai domandato scusa, non ci ha domandato scusa, lo aspettiamo. Io non è
potesse tirare lunga e non vorrei parlare del concilio di allora, che è stato disastroso, come ho detto, e che ha veramente privato dell'autonomia anche le città, ricordiamo, la presa di Bologna, la presa di Ancona, eccetera. Il papato allora, per rifarsi di aver perduto metà del potere, metà delle terre e metà delle rendite, cioè anche metà delle coscienze, ma quello è meno importante forse, metà delle rendite, e cosa ha fatto? Si è rivalso sull'Italia, su quello che rimaneva, con una pressione fiscale raddoppiata, con una perdita di autonomia cittadina e anche di quel resto di feudalismo che c'era, e l'ha avvocato a sé tutto il potere che poi mantiene. Io di questa perdita di autonomia comunale e di perdita di autonomia della donna, io ci vedo una certa analogia. Noi lassù abbiamo un proverbio che è passato proprio come un detto, più che altro, come la sintesi di quello che è stata poi l'azione della Chiesa verso la donna nei secoli, che si riassume in questo detto: che la piasa, che la tasa e che la staga a casa. Non credo di doverlo tradurre perché capite tutto. Contro la mobilità della donna si sono sempre mossi. La mobilità è una cosa che urta contro il concetto di difesa della famiglia, difesa dello stato quo, eccetera. Essere autonomi, essere mobili, farsi incontrarsi, partecipare in carriera medicale, è quello che veramente clericalismo non può sopportare. E questo l'abbiamo raccontato un po'. Quello, se guardate di sotto all'entrata, c'è una parte della nostra mostra e lì veramente raccontiamo come è andato il concilio, che cosa ha significato, eccetera. Che un discorso storico serio, fatto anche per immagine, abbiamo trovato parecchia iconografia, c'è Tiziano, c'è Cranach, c'è scrittori tedeschi del Cinquecento, raccontiamo cos'è stata l'eresia, come l'eresia e la stregoneria siano stati equiparati per un cavillo che lega appunto queste due cose alla lesione della maestà divina. Perciò chi è eretico e chi è strega agisce contro la maestà di Dio ed è passibile di errore. Il concilio di Trento è stato proprio questo, questa regolamentazione della famiglia, regolamentazione della donna, che la donna era tale, aveva dignità se era nella famiglia, se era regolamentata nel convento, se era invece al di fuori di questo, era regolamentata sul luogo, se andava in giro, se il viaggio come si chiama adesso, anche questo di uscire per il cammino, era un delitto di lesa maestà. Io non mi confonderei, vi invito a vedere la mostra qui sotto e vorrei finire con una cosa un po' poetica che ha la sua.
sua radice. C'è un paese in Trentino che si chiama Luserna, che è un enclave cimbra. Parlano un tedesco che non è il tedesco dell'Alto Adige, è un tedesco più antico, stranissimo, misto latino. E c'è un istituto di cultura e di lingua cimbra che raccoglie delle leggende del luogo. È scritto in cimbro. E vi do la traduzione, dice che come Geppetto, un contadino stava tagliando un albero e l'albero si è messo a urlare, ha detto tagliami a pezzi più grossi che mi fai male, pezzi così piccoli mi fanno male. Allora il contadino si è spaventato e dice vabbè taglierò a pezzi più grossi, perché dice la leggenda, un tempo tutte le cose parlavano, gli alberi, gli animali, le pietre, le case, i campi, tutti avevano un loro linguaggio che si capiva, ognuno si capiva. Poi venne il Sacro Concilio di Trento, questo è scritto in italiano, il Sacro Concilio di Trento mandò i suoi preti che benedirono tutte le case, i campi, le bestie, gli alberi, e da quel momento nessuno parlò più. Ecco, tanto per dire che è passata anche questa, questo grande storico infausto avvenimento ha ucciso anche la cultura popolare e l'immaginario collettivo. Grazie. Bene, credo che sia molto giusto parlare del Concilio di Trento non solo perché è stato l'anniversario, ma perché è certamente un punto di svolta, ossia dove si codificano e solidificano alcuni principi che riguardano la donna, ma anche molte altre cose, che non determinano soltanto la vita del mondo cattolico, ma in generale di tutto il mondo cristiano. Perché in realtà la maggior parte delle proposte del Concilio di Trento vengono accettate da tutto il mondo cristiano. Intanto la caccia alla strega li fanno tutti, non soltanto i cattolici, ma anche i calvinisti, i luterani e chiunque appartenesse al mondo cristiano. E poi c'è la stessa idea di fondo che una società organizzata fa la guerra. Magari si inventa il nemico, se non c'è in quel momento presente, ma comunque deve avere un nemico con cui fare la guerra. E ancora col Concilio di Trento c'è il vecchio andazzo medievale di considerare il nemico chiunque non è cristiano, e su questo più o meno sono tutti d'accordo. Poi non è che nessuna parte del mondo cristiano si scandalizzi per i nuovi eventi del mondo, ossia per l'inizio della conquista del mondo da parte della razza bianca. In realtà su questo, anche su questo, sono tutti d'accordo. Non è che c'è una parte del mondo cristiano che dice no, questo è un diritto che l'umanità dovrebbe fare. No. E anche per la schiavitù, stranamente, sono tutti d'accordo. La riduzione in schiavitù all'inizio del Cinquecento di interi continenti, a cominciare dalle due Americhe e dall'Africa. La tratta degli schiavi è proprio in quegli anni che viene organizzata come un nuovo tipo di
di teoria, assai ben organizzata, molto efficiente. Ecco, vede tutti i cristiani occupati in questa attività del mercato degli schiavi e così via, si potrebbe continuare. Per cui il Concilio di Trento è in realtà un concilio non solo del mondo cattolico, ma del mondo cristiano in generale. E sarebbe difficile spiegare alcuni fenomeni di oggi se non si riandasse alle cause, ai motivi che hanno fatto di questo concilio una messa a punto dei principi su cui si regge la società cristiana bianca e occidentale. E così mi sembra molto utile per arrivare ai tempi presenti e per arrivare anche a una possibile proposta per il domani, ecco, riandare a queste origini che sono un po' comuni a tutto il nostro mondo. Naturalmente in questo assetto chi ci rimette sono le donne soprattutto, anche perché le donne hanno ancora un disperato bisogno di aggrapparsi a quella che è l'essenza della natura umana, ossia il fatto della vita, il fatto che noi siamo vivi e che per essere vivi dobbiamo avere un corpo e che avendo un corpo lo dobbiamo nutrire e in qualche modo proteggere dai vari pericoli che incombono su una specie animale così fragile qual è la nostra. C'è un divario, una possibilità di intesa proprio tra queste due, tra questa esigenza, no? Degli esseri umani, animali gregari, bisognosi di molta attenzione, di molto spirito di osservazione, di molto adeguamento e rispetto per la natura per sopravvivere, e invece queste teorizzazioni astratte che partono da un principio assoluto, indiscutibile, e da un Padre Eterno che ha sempre ragione. E purtroppo sono proprio quelli che hanno sempre ragione che ci rovinano, perché questa assoluta mancanza di elasticità, di fluidità tipica di queste sistemazioni astratte, matematiche, precise, no? Sono molto pericolose per il nostro sviluppo e la nostra crescita. Perché lì poi, ecco, appare nel fondo la matematica, proprio il contare, che vuol dire contare i soldi. Questo diventa una delle principali attività del mondo cristiano, contare, mettere in fila, quantificare, selezionare, gerarchizzare. Ossia la società deve essere divisa in tanti strati, possibilmente di pochissima comunicazione tra loro, perché la comunicazione tra i vari strati gerarchizzati presenta sempre qualche pericolo per questa rigidità dell'organizzazione. E allora, partendo da lì, riusciamo a capire un po' meglio quello che sta succedendo oggi. Che cosa sta succedendo oggi? Che cosa succede soprattutto in questa ultima, in questa seconda metà di questo nostro millennio e di questo nostro secolo, alla vigilia della fine di questo millennio? Ecco, certamente sono successe molte cose. I parametri che davano risultato fino alla seconda guerra mondiale adesso sono difficilmente applicabili come spiegazione e indirizzo di questi strani movimenti di energie che ci sono oggi nel mondo, in ogni settore della nostra vita, da quella fisiologica a quella morale a quella mentale. C'è qualche cosa
che ancora dobbiamo affrontare con nuovi mezzi e con una nuova intelligenza e osservazione del mondo nel quale viviamo. Certamente oggi ci troviamo a fenomeni diversi da quelli a cui ci trovavamo nella prima metà di questo secolo. E quali sono questi nuovi fenomeni? Questo nuovo modo di rapportarci gli uni agli altri e le società umane le une alle altre. C'è pure qualcosa di nuovo. E credo che ce ne facciamo un'idea soltanto se andiamo al fondo della questione che crea questo tipo di progetto. Noi abbiamo una scienza che consideriamo molto avanzata, ma pensate quanto poco noi tutti sappiamo, quanto poco sanno gli scienziati di questa enormemente varia interazione di vite, animali, vegetali, di elementi necessari a queste vite. Noi ne sappiamo una parte piccolissima, perché questa enorme quantità di animali, di piante, di elementi, di minerali su cui viviamo, questa interazione durata milioni d'anni che ha finito col creare questo tipo di biosfera nella quale noi possiamo vivere, ecco, ne sappiamo solo una piccolissima parte. Il più grande degli zoologi e dei botanici conoscerà solo una parte del mondo vegetale e animale. E poi ci sono tante cose che sfuggono assolutamente. I virus, chi sono, cosa sono, dove stanno, perché? Quali sono i motivi? Perché la natura non fa nulla senza un motivo. Se qualcosa esiste, se qualcosa fa parte di questa nostra infinita varia e continuamente in movimento e interazione, vuol dire che un motivo c'è. Allora, c'è una così grande parte di questi motivi che ci sfuggono, che veramente paranoico di pensare che noi sappiamo tutto. Eppure ci sono molti scienziati che ritengono di sapere tutto, non solo di sapere tutto, ma di poter padroneggiare, controllare e eventualmente modificare tutta questa immensa e misteriosa interazione di energia. E questo fa sì che oggi abbiamo delle scienze nuove, certamente la scienza della modificazione degli esseri viventi, le modifiche apportate al loro naturale nascere, crescere e morire. E noi riteniamo di sapere come si fa a modificare questa legge naturale che riguarda tutto ciò che vive e che a un certo punto muore. E ci sono queste stranissime nuove scienze. Però qual è il motore di tutto questo? Ossia, come mai si mettono in movimento delle energie per modificare tutto questo, per padroneggiarlo, per fare delle altre cose che la natura non rifiuta e che non ha previsto? Ecco, al fondo di tutto, io credo che noi non possiamo comprendere nessuno dei fenomeni nei quali viviamo, stiamo parlando dell'Occidente, se non partiamo dal principio che ha messo in moto questo tipo d'assetto, che è certamente l'economia, ossia il modo di usare le risorse che la natura mette a nostra disposizione per sopravvivere, la loro produzione o riproduzione o modifica e la loro distribuzione. Stamattina si parlava del problema delle donne, ma anche il problema delle donne, che certamente è uno dei grandi problemi di questa umanità, che per più della metà è fatta delle donne. E anche le donne hanno i loro problemi specifici, come ce l'ha qualsiasi essere umano. Di specifico ciascuno di noi ha qualche cosa, perché la natura è così fatta
che le energie si muovono, si mettono in movimento perché non siamo identici, pur essendo estremamente simili e analoghi. Però in realtà le energie si muovono perché al mondo non ci sono due foglie perfettamente identiche, non ci sono due esseri umani perfettamente identici, seppure molto simili. La similitudine crea la stasi, la clonazione crea il blocco del movimento, e la vita è movimento di energie che si muovono in quanto in questa enorme varietà, diversità, pluralità delle cose c'è un continuo movimento di energia. E questi scienziati che credono di saper tutto, in realtà ne sanno molto poco, forse ne sa più l'istinto naturale dell'essere umano che cerca di sopravvivere, che vuole vivere, che vuole avere dei figli, che si preoccupa anche che i propri nipoti sopravvivano. Forse c'è più in queste intuizioni che in tutta la cosiddetta scienza. Certo, la scienza è un grande problema oggi. Ma qual è il rapporto tra scienza e economia? Ossia, come possiamo prescindere in qualsiasi problema noi trattiamo di noi stessi per conoscerci, per comunicare, per vedere di fare qualche cosa anche per migliorare una situazione che per molti aspetti è chiaramente negativa? Ecco, che cosa, da dove dobbiamo partire? Ed è certamente l'uso delle risorse del mondo e la loro distribuzione che è al centro di questi problemi. Che cos'è la guerra? Ecco, anche questa è una domanda che ci dobbiamo porre. Come insorge questo fenomeno? Quando parlo di guerra, io non parlo di qualsiasi conflitto o lotta armata che esista. Quando parlo di guerra, parlo di assetti socio-economici, culturali, di tutti i tipi, che formano gli stati e che ritengono di dover avere a propria disposizione una violenza terroristica organizzata. Perché chiaramente l'esercito statuale è un elemento terroristico, lo si usa per terrorizzare l'altro, quello che sta dall'altra parte, e per minacciarlo. L'istituzione militare è soltanto questa, è un'organizzazione per terrorizzare il nostro simile che, avendo degli interessi che a noi non piacciono, va terrorizzato per essere neutralizzato. E questa è la funzione di questa istituzione, dalla quale le donne sono escluse, ma certamente non ne sono complici, perché l'esistenza di questo tipo di metodo, di tecnica per creare potere e per obbligare altri esseri umani a fare quello che vuoi tu, anche se credono contro i suoi interessi, certamente, se non ha avuto la presenza immediata sul campo delle donne, ha avuto certo molte complicità. E allora noi ci dobbiamo chiedere, di fronte a un fenomeno che oggi è il maggiore pericolo per la nostra sopravvivenza e per la nostra possibilità di sopravvivere in questa biosfera, perché la stiamo danneggiando in tutti i modi, ecco, ci dobbiamo chiedere come questo fenomeno è insorto e in che modo ce ne possiamo liberare. Appunto, quando si parla di guerra, si parla di questa fredda minaccia studiata a tavolino, attraverso la quale un gruppo di amministratori degli stati o del pianeta, o addirittura con la pretesa di essere del pianeta intero, terrorizzano tutti coloro che in qualche modo intralciano questo dominio. La guerra è un puro atto di terrorismo. Qualcuno proponeva un convegno sulla crudeltà. La crudeltà è indubbiamente il punto più basso a cui può giungere un essere umano,
molto più basso degli animali, quali non sono poteri, hanno delle necessità di vita, ma hanno dei motivi per compiere degli atti che danneggiano un altro, ma che sono assolutamente indispensabili alla sua sopravvivenza. Ma non agiscono mai per crudeltà. E invece l'essere umano, attraverso il fenomeno guerra, ossia l'organizzazione del terrorismo statuale, arriva a delle forme di crudeltà talmente efferate che veramente qualche volta ci fanno venire il dubbio, ma insomma, questo essere umano sono anch'io, ma allora che cos'è l'essere umano? Uno se lo chiede veramente, ora che è stato, a queste infinite crudeltà, perché si potrebbe cominciare anche da questo, cominciare a parlare di ciò che ingenera crudeltà. Perché l'essere umano, fisicamente fragile e perciò psicologicamente pauroso, timido, è pronto a svicolare di fronte al pericolo piuttosto che affrontarlo, perché è sempre in difetto affrontandolo di petto. Ecco, che cosa lo induce a queste immani crudeltà che fanno parte del nostro percorso storico? È un percorso storico estremamente limitato, direi molto rosso, provinciale, locale, che noi, è solo che noi insegniamo nelle nostre scuole, che parte dall'antica Grecia, dall'antica Roma e poi il cristianesimo, perché in realtà nelle nostre scuole non insegniamo altro che questo. Questa è una cosa talmente limitativa che veramente, insomma, ci fa dubitare qualche volta della nostra stessa intelligenza. Comunque, in questo percorso noi abbiamo due società schiavistiche. Ma perché nel mondo antico prescegliamo delle società schiavistiche? Perché ce n'erano delle altre. Adesso gli scavi recenti fatti nel sud della Siria ci mostrano, per esempio, una civiltà che era completamente diversa e che non era schiavistica. Ma anche qui nelle Marche, per andare proprio nel piccolo quotidiano nostro, noi abbiamo una tradizione di comunans, ossia di società collettive senza proprietà privata e di conseguenza senza bisogno di terrorismo bellico, che insomma in una società di questo tipo non serve, per cui non si crea, che è durata addirittura fino all'arrivo dei piemontesi o l'unità d'Italia che dir si voglia. E abbiamo molti esempi che purtroppo sono stati cancellati o certamente trascurati nella storia che raccontiamo, di società diverse, ossia di società che non come quella che noi presentiamo come universalizzandole e globalizzando la presenza come se fosse il paradigma di tutta l'umanità, ecco, di società schiavistiche, di società militari e sacerdotali, ossia basate sulla violenza e sull'astrazione. Ma ce ne sono state altre e le dovremmo studiare. Comunque noi ci troviamo a vivere in una società che ha questa tradizione dietro e dobbiamo farci conti. E certamente non sono dei conti molto facili da fare. È una società, un tipo di proposta anche di visione della morale del mondo e in generale del possibile umano, estremamente ristretta, ma anche molto discutibile da qualsiasi punto di vista. Noi abbiamo una storia piena di crudeltà, per esempio. E già l'istituzione di una società schiavistica è di per sé crudele, perché una quantità grande di esseri umani vengono espropriati crudelmente per le loro possibilità di una vita autonoma o minimamente vivibile, o che possa usare tutto il tempo che è nato, il problema del diritto di usare come compagno. E certamente non è un gran bel esempio. Poi immediatamente l'apparire di questa strana aggregazione di maschi che da una parte vengono esentati dal lavoro quotidiano per fare esclusivamente un'opera di terrorismo, ossia di terrorizzare con la minaccia delle armi chiunque voglia attentare
ha dei privilegi conseguiti dagli amministratori, dalla classe dirigente. E poi, però, siccome l'espropriazione puramente fisiologica può non bastare, perché vabbè che quelli sono armati fino ai denti, molto potenti, eccetera, però gli altri sono tanti, che magari con armi improprie e improvvisamente potrebbero creare anche dei problemi al potere che numericamente è più ridotto. E allora, oltre all'espropriazione fisica della violenza e del terrore, c'è l'espropriazione psicomentale, ossia una forma di terrorismo che penetra nella coscienza e che blocca la possibilità di autonomia, di sviluppo, di crescita dell'essere umano e lo rende manipolabile da parte di chi comanda. E così abbiamo anche quest'altra, anche questa una aggregazione sempre di maschi che appunto si preoccupa di queste espropriazioni psicomentali. Ma pensate nel mondo, io veramente non ce l'ho affatto con i maschi in quanto tali, perché mi stanno simpatici, poi mi hanno trattato sempre bene, poi guai se non ci fossero, scusa che sarebbe una bella citazione. Va bene, per me vanno benissimo, però ci sono due categorie che veramente mi danno una profonda irritazione, perché non producono nulla e bisogna riccamente mantenerli, non si sa perché, che sono i militari e i preti. Ecco, pensate cosa sarebbe l'economia mondiale se noi non dovessimo riccamente mantenere queste due categorie di maschi nulla facenti. Dico nulla facenti perché non producono nulla. Non mi potete dire che un prete produce qualche cosa che serve alla vita, non mi pare. Se qualcuno poi lo pensa me lo dirà e imparerò qualche cosa. E i militari poi non solo non producono nulla che aiuti a vivere, ma producono distruzione. Peggio ancora, perché dobbiamo mantenere? E sono delle rotte infinite, pensate tutto il globo, tutto pieno di questi maschi, no? Rotte, che non fanno niente, che rovinano la natura e altro, e anche le medie della gente che noi dobbiamo mantenere. E questa è una delle devianze del tipo di società che noi abbiamo costruito, la quale d'altronde ha una classe dirigente assolutamente indifferente alle tragedie dell'umanità. Voi pensate il 500, noi presentiamo il 500 nei libri di storia come un'epoca brillante, piena di poeti, di filosofi, di scrittori, di pittori, no? Di corti brillanti, eccetera, dei vestiti, buon mangiare, eccetera, per qualcuno. Ma bene, ma perché nessuno pensa a quello che si stava facendo nelle Americhe o alla tratta degli schiavi imposta all'Africa? C'è qualcuno di questi grandi intellettuali ipersensibili che sempre sono pronti a versare una lacrimuccia su qualche cosa che va male in amore e non dicono mai una parola? Ecco, leggete tutti gli autori, va, non c'è mai una parola sulla tratta degli schiavi in Africa o sull'eccidio degli indios nelle Americhe, i quali secondo i demografi più recenti sono considerati il massimo disastro demografico nella storia conosciuta, in quanto all'inizio del 500 erano, dai calcoli fatti poi in seguito, no, da scienziati, 80 milioni circa, e alla fine del 500 meno di 10 milioni. Era successo qualcosa in mezzo. Però in Europa questo brillante rinascimento di cultura, di sensibilità, di civiltà, non se ne occupa affatto. C'è solo Guicciardini che a un certo punto con una frase dice, chiudendo la sua carriera politica alquanto sul pessimista, dice però noi non pensiamo abbastanza che gli indiani ci sono anche da noi. E lui si riferiva ai contadini, alle donne, no? A tutta questa gente che questo brillante rinascimento aveva lasciato fuori persino la possibilità di vivere. E allora, quando noi parliamo dei problemi di oggi, ecco, dobbiamo cercare di andare un po' all'essenza delle cose. Perché il problema, per esempio prendiamo l'Italia,
non è se D'Alema e Fini prendono il caffè insieme, mentre sembra, aprendo il giornale, questo sia il problema principale. Non lo è, non è questo, perché i problemi sono altri. I problemi sono anche non di cercare una impossibile conciliazione tra l'inconciliabile, perché chiaramente ci sono due punti di vista su come si amministra il pianeta. Sono decisamente due punti di vista inconciliabili. Allora, ci prova uno, ci prova l'altro, vediamo, vediamo cosa sanno fare, vanno bene, ci riescono. Non sembra che quello che è vincente in questo momento, che appunto parte dal Concilio di Trento, dalla conquista delle Americhe, da questa strana configurazione del conquistatore, che sarebbe l'individuo più brillante della società occidentale, europea e bianca. Dico, ma chi è questo mascalzone che si va in giro armato di denti a appropriarsi il territorio altrui e poi rende schiave le donne e gli uomini che vanno a lavorare e parla persino del prodotto del loro lavoro? Insomma, non mi sembra che sia un personaggio, mi sembra molto più simile a un criminale. Eppure viene esaltato in tutti i nostri libri di storia, si passa di conquistatore in conquistatore, quanto è bella la conquista. E oggi che si fa? Che cosa è stata la prima e la seconda guerra mondiale? Che cosa sono state tutte le guerre che ci sono adesso? Siamo ancora sul piano della conquista e del conquistatore. Berlusconi ovviamente è un conquistatore, lui conquista fino adesso con la televisione, e che è già una bella cosa, perché se conquistasse con le rivoltelle sarebbe peggio per noi. Con la televisione ancora ci possiamo salvare la vita, insomma, è già una situazione un pochino più vantaggiosa. Ma dico, questo tema della conquista deve sfoggiare un altro per prendere di più la sua roba, ma insomma io non so se questo può essere proposto come esempio educativo, pedagogico per le nuove generazioni. E questi poveri ragazzi, poi la guerra di la guerra istituzionale dello Stato. Ecco, ci sono montanari che battono molto bene, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale. Ma che operazione è questa? Le prendo un povero ragazzo su 18 anni, che poi, almeno nella prima metà del secolo, era quasi certamente analfabeta, molto poco esperto della vita, però con una mentalità infantile, diciamo, di 12 anni, no? Poi lo porto un posto strano, che è la caserma dove trovo tutti altri maschi come lui, strappato dalla famiglia, dal territorio, dal lavoro, dagli affetti, dal paesaggio, da tutto. Poi gli metto un uniforme, sapete, durante la prima guerra mondiale c'erano solo tre misure di uniformi, che non stavano bene praticamente a nessuno, perciò tutti i coppi, non ammessi, vabbè. Poi da quel luogo strano lo porto in un luogo ancora più strano, dove si spara. E poi gli si dice, vedi, lì c'è un altro ragazzo come te, alla tua età, eccetera, però ha l'uniforme di un altro colore. Siccome la sua uniforme è di un altro colore, deve sparare addosso. Io mi domando, un giovane sottoposto a un trattamento simile, può essere poi del tutto normale? Dico, è talmente traumatico questo fatto, perché è assolutamente privo di ogni significato per lui. Perché deve averci quell'altro giovane che ha un'uniforme verde invece di blu alfa, non si capisce. E allora poi succedono tutte le devianze, perché la conseguenza di questi traumi sono o la depressione o la violenza. E chiaramente questo riguarda gli eserciti statuali, ma non riguarda certamente un movimento di liberazione di oppressi, di un movimento popolare per ristabilire quel minimo di equilibrio che consenta di campare, quando gli è stato tolto tutto. È chiaro che un partigiano che difende il territorio sul quale vive, lavora, al quale è affezionato, non potrà mai usare il napalm con la diossina. E figuriamoci la bomba atomica. E poi se spara contro qualcuno, perché quel qualcuno è venuto lì, gli ha ammazzato suo fratello, ha rubato le sue riserve, ha portato i suoi zii in un campo di sterminio, che so, ha dei motivi.
ha dei motivi di difesa e in fondo è collassata la resistenza alla seconda guerra mondiale, che immediatamente, appena sorge, diventa una guerra civile, perché ogni paese viene spaccato in due. E allora ci sono quelli a cui sta bene il regime autoritario, militarista, conquistatore, e ci sono quelli che invece vogliono la democrazia. Ogni paese si spacca, ma ciascuno sa perché sta facendo certe cose. Magari quelli che lottano per il fascismo molto meno, perché sono un po' sotto controllo e sotto coercizione, ma certamente quelli che si difendono lo sanno. E la seconda guerra mondiale è semplicemente il fatto che le istituzioni militari di tutti i paesi d'Europa, costosissime, ben impannunciate, ben armate, con un sacco di soldi, un sacco di armi, un sacco di mezzi di trasporto, non sparano un colpo di fucile quando Hitler fa la sua passeggiata attraverso l'Europa. E allora sono questi civili, uomini e donne, con le distrazioni, che senza sapere cosa sono le armi, mi fanno impressione perché sparano, no? Bucano la pelle, insomma non piacciono, veramente alla persona civile non piace un'arma, no? E sono costretti a fare quello che le istituzioni militari riccamente pagate e riccamente vestite, nutrite, alloggiate, no? A spese nostre, non hanno fatto. E questa è una cosa che non viene raccontata nei libri di storia della seconda guerra mondiale, ma parliamo degli anni dal 39 al 42. Come mai questi nazisti, vabbè che c'hanno molti complici, Hitler e il nazismo c'erano moltissimi, a cominciare dall'Europa, dove tutti i governi cattolici sono o già fascisti, o già ancora dei regimi fascisti come Portogallo, Spagna, Italia, oppure sono più nazisti come la cattolicissima Irlanda, oppure le monarchie che allora c'erano nei Balcani. Pensiamo a tutte le complicità che aveva nelle dittature militari cattoliche dell'America Latina, dal Messico all'Argentina. Erano tutti amici dei governi, di quei paesi erano tutti amici di Hitler. Poi c'era il Giappone che aveva occupato tutta la Cina, un quarto dell'umanità, ed era arrivata fino al nord dell'Australia. E beh, c'era un po' di amici in giro per il mondo, no? Hitler non era certo solo la follia del popolo tedesco. Vabbè, ma è la resistenza al potere, infatti il fatto che stranamente tutti questi governi hanno fatto fare questa passeggiata attraverso l'Europa, così è cominciato l'Austria, è andato l'Orto, poi c'è l'Slovacchia, poi su fino agli Scandinavi, la Norvegia, no, l'Olanda, Parigi. I nazisti sono entrati a Parigi al passo di 40. Non un solo colpo di fucile è stato sparato da questa famosissima e costosissima istituzione militare, carica di gloria, il maresciallo Pétain, che si era stato a fare il servo del maresciallo Apex, governatore militare della Francia occupata, aveva talmente tante medaglie della prima guerra mondiale che se le metteva anche sul sedere, non sapeva mettere. Un eroe della prima guerra mondiale, del patriottismo e delle glorie militari francesi. Eccolo lì, ai ginocchi di Avezzo. Vabbè, tutto questo ci fa fare delle riflessioni, perché veramente per noi, che l'età, io sono nato un pezzo fa, si vede, quasi tutto questo secolo, insomma, ma siamo rimasti veramente male su una cosa, dopo la seconda guerra mondiale, che queste istituzioni sono risolte tranquillamente. Noi pensavamo, forse è capito, no? Queste non servono a niente, sono costose e dannosissime perché creano poi delle culture sbagliate. Se c'è bisogno di una difesa, chi la assicura non sono questi superarmati, professionisti della guerra, della distruzione, ma è la gente che difende la propria casa, la propria famiglia, il proprio territorio, con semplicità e con armi certamente solo convenzionali. E invece no. E quello veramente ci ha fatto rimanere di stucco, per tutti questi, tutti i generali di prima, salvo pochissimi che insomma erano troppo noti come criminali di guerra mondiale, tipo Graziani o Roatta, le hanno dovute andare in pensione, ma sono andati in pensione.
direzione, ma guarda, hanno avuto sempre una bellissima villa con dei camerieri fino all'ultimo giorno della loro vita, sono morti tranquillamente nel loro letto con una bella pensione. Ma gli altri erano rimasti al loro posto. E noi abbiamo visto questo dopoguerra caratterizzato dal risorgere, anzi dal rafforzarsi delle istituzioni militari dei vari stati. Pensate alla bomba atomica. In che data è stata buttata la bomba atomica? Siamo al 6 agosto 1945. La guerra era finita da un pezzo. La Germania aveva firmato la resa il 10 maggio, il Giappone era completamente in ginocchio, l'Italia addirittura aveva finito il 25 aprile. Che cosa vuol dire buttare una bomba nucleare su Hiroshima e Nagasaki, facendo morire centinaia di milioni di persone che non c'avevano niente a che fare con quello che aveva fatto il governo giapponese, che non erano militari, militari, c'erano uomini, donne e bambini con questi danni ai campi, e che sono morti di una morte orribile, spaventosamente carica di sofferenze. Che cosa vuol dire questo? Che cos'è una guerra che finisce, che dopo che è finita vede queste sperimentazioni che sono di un tale orrore che veramente uno si domanda che cosa sta succedendo, perché questo è stato veramente il disturbio. A un certo punto quello che è successo immediatamente dopo la seconda guerra mondiale, 50 milioni di morti, campi di sterminio, morti orribili, e poi questa bomba sulla scena della Nagasaki quando la guerra è finita. Che vuol dire questo? Che è un esperimento, è consentito fare esperimenti del genere? Allora, in questo dopoguerra si scoprono molte cose. Che la situazione del perché si fa la guerra è ancora peggiorata grazie agli sviluppi della scienza e della tecnologia. Perché in fondo Hitler faceva, vabbè, faceva le sue guerre, ammazzava tutti, e perché? Per dominare un dato territorio, appropriarsi certe risorse. Ma adesso la cosa è ancora più complicata, più complessa. Che cos'è sta strage del Ruanda Burundi? Facciamo un po' la storia di questi popoli, facciamo la storia anche del Belgio e dell'Inghilterra per i nostri interessi. E poi scopriamo una cosa, che questa orrenda strage è stata studiata a tavolino col computer dagli psicologi militari, che fanno, che applicano la psicologia alla guerra. E giocando anche cose sui sentimenti umani, perché questi servono, ci sono dei manuali che ti spiegano come si suscita l'odio tra due gruppi umani, quali non pensavano affatto a distruggersi. Come si fa a suscitare l'odio? Allora lì ci sono tutte le tecniche crescendo. Ammazzare i bambini è una cosa certamente che suscita molto odio, no? Però bisogna fare cose ancora più raffinate. Allora si inventa le mine antiuomo a forma di farfalla, costruita la preda di Brescia. Allora c'è scritto nelle spiegazioni che queste farfalle, queste mine antiuomo a forma di farfalla di altri giocattoli, devono avere una carica bassa perché non devono uccidere ma mutilare. In più devono essere maneggiate parecchio, non è che scoppiano subito, raccogli la scoppia, no? Ci devi giocare. Allora i bambini vedono una bella farfallina gialla, no? Ci giocano e la riscaldano lentamente, no? Questo maneggiare, questo le fa scoppiare dopo un tempo non molto breve, almeno un'ora, per cui in quel frattempo il bambino non solo l'ha passata agli altri bambini, ma è andato anche in casa probabilmente a farlo vedere, ma dai, che carina sta bastana, dopodiché scoppia, ma non uccide, porta via una mano,
un piede, due occhi, mutila ma non uccide, dice, precisamente una carica bassa, perché deve solo mutilare. Perché? Perché un bambino morto non ci vorrà più niente, non ti rende più niente, no? È morto, lo deve da Dio. Ma un bambino mutilato, tanti bambini mutilati in una società, lo sanno bene i curdi, il cui territorio è tutto innaffiato di mine antiuomo, così come tanti altri territori della terra, quando c'è tutta una serie di bambini mutilati, ebbene l'economia di certe aziende funziona benissimo, ad esempio quello delle protesi, quelle mediche, eccetera, no? Ossia che ricavi sempre un profitto notevole. Perciò conviene mutilare i bambini e non ammazzarli subito. Questo appunto, allora, bambini in genere. Infatti avrete notato che da quando c'è questa vicenda della Bosnia, ogni volta la televisione ci dicono due bambini uccisi, tre bambini davanti a un asilo, hanno parlato sempre di bambini, perché questo in genere è veramente orrore. E poi lo stupro alle donne, stupro particolarmente efferato, naturalmente lo stupro fa parte inevitabilmente della cultura bellica. Non si è mai visto nella storia delle organizzazioni militari degli stati un ufficiale o un soldato andare davanti a un tribunale militare per rispondere del reato di avere stuprato una donna, perché stuprare una donna non è reato, non è reato nella prassi, anzi è strettamente collegato al fenomeno guerra, di cui fa parte anche questo vasto assenso di tutti che le donne di un paese occupato fanno parte del territorio occupato, fanno parte degli oggetti che ci sono sopra, possono essere usati. E così via, poi naturalmente le torture, la mutilazione degli uomini, no? E c'è tutto questo crescendo di odio, poi a un certo punto gli utilizzi un sacco d'armi, un pochissimo prezzo, no? Delle armi estremamente micidiali, però questa gente già caricata di odio, no? Se le prende se ne ci stanno. Ora queste cose sono studiate e scritte nelle organizzazioni militari che adesso usano anche antropologi, psicologi, psichiatri, psicanalisti per vedere come la psiche può servire a suscitare delle guerre. Allora ci chiediamo, ma perché questa gente vuole suscitare delle guerre? E questo è il punto. Allora, l'economia occidentale, fin dall'inizio, ossia dall'epoca delle società schiavistiche greco-romane, che puntavano appunto sul conquistatore, la conquista, il rubare un territorio, ammazzare la gente, no? Sono delle entità.